Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo in Regione Abruzzo, dove il Partito Democratico, con i suoi consiglieri regionali, ha illustrato questa mattina a Pescara la bozza di una proposta di legge con primo firmatario Giovanni Legnini, che riguarda il sostegno al comparto dell'editoria e dell'informazione locale nella nostra regione. Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Un sostegno ad un settore, quello dell'informazione locale, di radio, televisione e carta stampata, da tempo ormai in forte sofferenza e con prospettive tutt'altro che rose, se non interverrà un cambio radicale nel sistema. Va in questo senso l'iniziativa di questa mattina a Pescara dei consiglieri regionali di centrosinistra, e che ha visto la presentazione di una bozza di una proposta di legge con primo firmatario l'ex vicepresidente del CSM, ma anche ex sottosegretario all'editoria Giovanni Legnini, con la partecipazione dei consiglieri dei gruppi Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune. Un sostegno al settore dell'informazione nella nostra regione, che vive un lungo periodo di grave crisi. Va in questo senso la proposta della bozza di legge che avete presentato in Consiglio regionale? Va esattamente in questo senso e prova ad attuare un principio contenuto nello statuto della nostra regione, appunto quello che impegna la Regione a favorire il pluralismo, la libertà dell'informazione, la completezza dell'informazione. Non parliamo di un interesse settoriale, pur importante, parliamo degli interessi dei cittadini abruzzesi, perché si sa, l'informazione libera, completa, corretta costituisce presupposto essenziale per la partecipazione democratica, quindi per la qualità della democrazia. Le finalità sono molteplici: innanzitutto vi è il lavoro di qualità, stabile, a tempo indeterminato, ben remunerato. Questo è l'obiettivo, potrei dire, principale, diciamo, di questo disegno di legge. E poi vi è la previsione di incentivi per l'innovazione tecnologica, per il credito d'imposta per accrescere la quantità di raccolta pubblicitaria, credito d'imposta a valere sull'IRAP, e la riorganizzazione della comunicazione istituzionale nella nostra regione, a partire dall'istituzione regionale, e poi con incentivi anche per i piccoli e medi comuni abruzzesi. Quanti sono i fondi disponibili? Prevediamo 1 milione di euro, non è una cifra elevatissima, ma è importante, soprattutto se stabile nel tempo, insomma, di cui prevediamo l'attingimento con precisione, e che potrà costituire una boccata d'ossigeno per chi lavora nell'informazione, nel settore dell'informazione nella nostra regione. Andiamo avanti, sempre politica regionale, con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che critica duramente il nuovo piano sanitario varato e in corso di redazione dalla Regione Abruzzo. Un regalo alle cliniche private, denuncia Acerbo, che nel silenzio generale saranno meno trasparenti e meno controllate. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Un grande regalo alla sanità privata da parte della nuova giunta regionale. E questo l'attacco di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Nel momento in cui si taglia la sanità pubblica, non si possono fare regali alla sanità privata. Mentre imperversano le polemiche sul riordino della rete ospedaliera, con una delibera passata nel silenzio generale senza nemmeno una conferenza stampa, la Giunta Marsilio ha approvato una regolamentazione che andrebbe a vantaggio delle cliniche private. Questo silenzio ci preoccupa, perché questa è stata la regione di Sanitopoli. È vero che l'operatore che fu al centro dell'inchiesta adesso è fuori gioco, ma se le regole vengono cambiate, se le regole non ci sono, è più facile diventare peccatori. Dalla delibera emerge che le cliniche non saranno più obbligate a fornire dati giornalieri sui ricoveri e sulle dimissioni dei pazienti. Questione questa che potrebbe inficiare sulla trasparenza delle aziende sanitarie. Per le cliniche inoltre sarebbe prevista una normale oscillabilità del 20% del fatturato, senza che vi siano motivate esigenze o l'autorizzazione della ASL. E le stesse opposizioni, il PD e i 5 Stelle, non si capisce se condividono la delibera, non l'hanno letta, o semplicemente se sono distratti o sono complici, perché non hanno detto assolutamente nulla. Intanto sono destinate a non placarsi le polemiche sul nuovo piano sanitario presentato dall'assessore Nicoletta Verì.
È lutto nel mondo del sindacato perché è morta a Roma dopo una breve malattia a 62 anni Emilia Di Nicola, storica sindacalista della CGIL e già segretaria della Camera del Lavoro di Pescara. Emilia Di Nicola era attualmente nella segreteria della Lega SPI della CGIL di Pescara ed era stata eletta nel direttivo nazionale della CGIL e nell'Assemblea nazionale dello SPI. Punto di riferimento delle battaglie civili antirazziste, progressiste ed antifasciste, Emilia Di Nicola era andata in pensione qualche anno fa, ma era rimasta attiva e presente fino all'ultimo, garantendo sempre il suo prezioso contributo. Domani mattina verrà allestita alla Camera Ardente presso la sede della CGIL di Pescara in via Croce per l'ultimo saluto. E noi andiamo proprio adesso alla CGIL, dove la Filcams di Pescara ha illustrato in una conferenza stampa la precarietà del lavoro nel settore del turismo con l'iniziativa denominata Il lavoro che non vedi vale. Vediamo. Il lavoro che non vedi vale, backstage della CGIL questa mattina a Montesilvano, una giornata importante verso i lavoratori del settore turistico spesso discriminati. Sì, è un settore poco valorizzato, intanto perché ovviamente è invisibile, perché noi siamo abituati appunto a stare in vacanza, anche qui vediamo tutte queste persone che sono in vacanza, ma poi non vediamo quelli che stanno nel frattempo pulendo le stanze, preparando magari il pranzo, la cena, la colazione. Un settore ovviamente molto disgregato e molto, molto solo da questo punto di vista, e quindi la Filcams quest'anno ha deciso di scendere in spiaggia, non in strada, proprio per dare, come dire, un segnale di vicinanza a questi lavoratori che appunto vivono una condizione sia individuale come contrattualmente parlando, perché non tutti i contratti sono uguali per tutti, perché ci sono anche professionalità diverse, e sia perché ovviamente è un contratto stagionale, quindi di per sé ovviamente a termine e quindi precario. Cosa si può fare in futuro per far sì che questi lavoratori possano avere dei contratti migliori? Allora, io credo, adesso noi stiamo valutando di fare un'iniziativa a settembre, nella quale ovviamente convocare le istituzioni, perché noi crediamo che dobbiamo lanciare l'idea che è quella del, magari del bollino del turismo virtuoso, perché probabilmente se io potessi andare su TripAdvisor e dire se ho verificato o no che un lavoratore magari è in regola, potrebbe essere un valore aggiunto per l'impresa. Sappiamo che ovviamente che ci sono imprese virtuose, quindi da questo punto di vista vogliamo che le aziende virtuose facciano da esempio e che non ci sia il solito dumping a chi, come dire, a chi risparmia di più sul lavoratore. E quindi noi, ripeto, stiamo lavorando per questo tipo di iniziativa che potrebbe concludere la campagna estiva sul lavoro stagionale. Ovviamente le istituzioni, i comuni, se non la regione, dovrebbero, come dire, partecipare attivamente. Il concorso per 11 amministrativi dell'ASL di Teramo, per il quale sono previsti oltre 2.000 partecipanti, si svolgerà al Palas Capriano entro la fine di settembre. Ad annunciarlo è stata l'amministrazione comunale con l'ASL. Vediamo il servizio. Per la prima volta un concorso di questo impatto si svolge a Teramo. Voglio ricordare che nel 2011 si svolse altrove, se non ricordo male proprio a Pesaro. Siamo riusciti a trovare la quadra, che era in realtà una quadra tecnica, non di volontà politico-amministrativa, perché come già ampiamente detto nel corso di questi giorni dallo stesso direttore amministrativo, c'è un dato molto chiaro: la volontà non è mai mancata, anzi dall'inizio si è lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ci sono problemi oggettivi tecnici legati appunto alla situazione del Palas Capriano, che nel corso di questi anni è mancato completamente sul piano della, cioè mancata completamente la manutenzione sulla struttura per un'assenza di azione da parte di chi ci ha preceduto. Siamo riusciti però dal punto di vista tecnico a trovare una strada, una soluzione che consenta, attraverso dei correttivi tecnici, di svolgere finalmente questo concorso nella nostra città, frutto di una buona, direi ottima collaborazione tra i due enti e di una volontà che non è mai mancata. Tra l'altro questo momento ci consente anche di così sconfessare alcune dichiarazioni che parlavano di 14.000 euro da dare, rifiutati dal comune per lo svolgimento del concorso. Assolutamente nulla di vero, si tratta di una collaborazione, di un dialogo che ha portato ad un risultato importante e che apre un'altra strada, una nuova strada anche per l'utilizzo del Palas Capriano, che va sviluppato in tutte le sue potenzialità molto più di quanto si è fatto in questi anni, anche perché si è fatto veramente poco o nulla.
Restiamo a Teramo, dove è stato presentato il progetto Riqualifichiamo l'Italia. Per rilanciare l'edilizia, ma anche per tutelare cittadini ed ambiente, sarà possibile risparmiare fino all'85% sui lavori di adeguamento energetico e sismico della propria abitazione. Vediamo. Da oggi è possibile risparmiare fino all'85% sulle spese di ristrutturazione se si rende la propria casa performante a livello energetico sismico. È quanto emerge dal Consorzio Costruttori e Impiantisti della Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Teramo. CNA si mette come capofila per unire delle imprese affinché incominciamo a lavorare attorno a questo progetto in maniera più operativa e efficace. Il progetto è Riqualifichiamo l'Italia, che intende far cogliere ai cittadini tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa. Gli incentivi sono sfruttabili in partnership con Harley Dickinson, una piattaforma di cessione del credito. Il fine ultimo è far sì che le imprese che lavorano in queste attività per l'eco e per il sisma bonus abbiano l'intera disponibilità finanziaria discendente dagli importi maturati nei lavori. Parimenti per i vari condomini, il fine ultimo è far sì che non debbano tirar fuori subito le somme per i lavori, ma hanno la possibilità di pagare quanto speso in un arco temporale abbastanza lungo. I crediti saranno ceduti dai singoli condomini direttamente all'impresa che svolgerà i lavori e tramite bonus si potrà ristrutturare la propria abitazione risparmiando una somma considerevole. Se ad esempio si intende rendere la casa più performante energeticamente, è possibile detrarre fino a 3/4 della spesa complessiva. Se invece si fa adeguamento sismico, si può risparmiare fino all'85%. Inoltre è possibile sfruttare entrambi i bonus pagando solo una piccola parte dei lavori. Stiamo mettendo in piedi una rete di consorzi a livello nazionale su questo progetto con partner importanti per dare un servizio alle nostre imprese, alle piccole imprese, ma soprattutto per riqualificare il nostro territorio, il territorio italiano che ha bisogno in questo momento complesso dal punto di vista anche economico di essere riqualificato e sostenuto. L'idea nasce per rilanciare il settore dell'edilizia e andare incontro ai cittadini affinché possano tutelarsi dal terremoto, ma anche un risvolto ecologico, laddove le case più vecchie potranno essere riscaldate utilizzando molta meno energia. Voltiamo pagina adesso, andiamo a Francavilla, dove dal 17 di agosto prossimo torna il Blue Bar Festival, tanti nomi di successo che si esibiranno nella cittadina adriatica, fra cui Vecchioni e Peppino di Capri, 4 serate di grande musica che andiamo a vedere nel servizio. Torna Blue Bar a Francavilla, grandi nomi anche per questa edizione del 2019. Sedicesima edizione 2019, grandi nomi, 4 serate all'insegna della varietà della canzone, della possibilità di avere diversi generi della canzone. Peppino di Capri, immortale, cioè proprio la storia della canzone italiana, Festival di Sanremo, Festival di Napoli, canzoni che hanno fatto la storia di questo paese. Roberto Vecchioni, è la canzone d'autore per antonomasia, è un poeta, uno scrittore, un ex, raccontava delle storie, le racconta proprio in maniera piena, sincera. E loro saranno accompagnati da Sergio Caputo e da Baccini sul palco. Poi ci saranno 2 serate straordinarie, lasciatemelo dire. La serata finale, Bohemian Symphony, ci saranno i brani più famosi dei Queen raccontati attraverso un'orchestra, 4 cantanti, un gruppo rock, 2 ore di spettacolo senza tregua. Ma la serata a cui teniamo di più è la serata di apertura, quella del 7 agosto, sarà questa, Prog Italia Collection Party, ovvero sia il meglio, la storia del progressive italiano attraverso i più grandi autori, i più grandi cantanti, i più grandi frontman di questi gruppi, accompagnati da un'orchestra sinfonica di 70 elementi. Ognuno di loro racconterà una parte della storia, ognuno di loro ci racconterà un suono tipico degli anni 70, ma riportato appunto al 2019. Sarà un festival nel festival, 4 giorni di musica, poi ci sarà il food, poi ci sarà il vinili, poi ci sarà da divertirsi, da stare insieme, dalle 17 in poi si comincia, poi ci saranno le prove, insomma diciamo è una sedicesima edizione molto ricca come sempre.
Si intitola Oltre le aspettative, come stupire i tuoi ospiti, il nuovo libro di Paola Paglione presentato nella sala ricevimenti del Plaza di Vasto. Il volume offre un contributo di esperienze, consigli e retroscena per tutte le coppie che si avvicinano al matrimonio. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Un contributo di esperienze maturate e condivise negli anni per crescere e migliorare non solo la propria professionalità, ma costruire una rete di relazioni e accompagnare tutti coloro che si avvicinano al matrimonio. Architetto, progettista e poi responsabile del Plaza Wedding Experience a Vasto, Paola Paglione si è messa in gioco con un libro che, come esprime lo stesso titolo, va oltre le aspettative. È un libro che non è un romanzo, ma è un racconto di esperienze che io ho vissuto in prima persona. 10 anni di esperienza nel mondo del matrimonio, dove mi sono sempre confrontata con persone che sono all'interno di questo mondo del matrimonio e soprattutto ho ascoltato tanti ragazzi che erano in procinto di sposarsi, e questo mi ha dato la possibilità di prendere delle esperienze che talvolta sono state delle svolte anche per la mia vita e mi hanno poi portato a capire che era fondamentale concentrarsi sugli sposi. Il volume è stato presentato nella struttura di località Montevecchio, in una zona molto suggestiva a ridosso del mare. L'autrice non ha nascosto l'emozione, ma allo stesso tempo ha confermato un approccio determinato per condividere insieme agli sposi consigli, retroscena, esperienze e altri aspetti che portano a stupire anche gli stessi organizzatori. Con questo libro, oltre le aspettative, sono appunto dalla parte degli sposi cercando di dare un'opportunità a chi vuole raggiungere un obiettivo, che è quello di realizzare un matrimonio oltre le aspettative e fare un pieno di complimenti da parte degli invitati del matrimonio. Ho imparato che c'è proprio un limite, una aspettativa che è normale e quella non dà quell'effetto di dire wow quando si partecipa magari ad un matrimonio, e quindi oltrepassare questo limite permette di vivere delle esperienze uniche sia da parte della coppia degli sposi sia da parte degli ospiti che sono invitati al matrimonio. Alla presentazione ha partecipato tra gli altri l'assessore alla cultura del comune di Vasto, Anna Bosco, un'occasione per parlare anche del bando del comune che ha offerto la possibilità di ospitare anche matrimoni civili. Il Plaza è una di quelle strutture che ha risposto all'avviso pubblico del comune, finalizzato a collaborare con il privato nella celebrazione dei riti civili, quindi di fatto gli uffici di stato civile su richiesta dei futuri sposi si metteranno a disposizione queste strutture per la celebrazione dei matrimoni, e questo sicuramente aiuta la municipalità nella promozione di quel wedding turismo che attira molte volte sia turisti di zona ma anche stranieri. Soprattutto negli ultimi anni si è sentito molto di turisti stranieri interessati a in qualche modo sfruttare questo bel panorama di Vasto, questo lungo litorale di spiaggia, per incorniciare le loro nozze. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio e di Pescara. Ieri sera amichevole per il Delfino al Mariani Pavone di Pineto contro i biancazzurri dell'ex allenatore Pifani. Successo per 2-1 della squadra di Luciano Zauri, in rete Tumminello e Borrelli, in mezzo il pari momentaneo dei padroni di casa con Alessandro. Pescara che domenica sarà impegnato nel match di Coppa Italia contro il Mantova, ma rividiamo le emozioni della serata di Pineto e poi andiamo anche ad ascoltare il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che fa il punto sul mercato in entrata e in uscita del Delfino. Vediamo. Un Pescara in maschera e ancora imballato per via della dura preparazione fa vedere comunque anche buone cose, e al Mariani Pavone batte in amichevole 2-1 il Pineto al termine di 90 minuti comunque godibili e giocati dinanzi ad un folto pubblico. Il tecnico biancazzurro Luciano Zauri, anche sulla Riviera Teramana, ha proseguito gli esperimenti lasciando spazio nella ripresa un po' a tutti gli effettivi a disposizione. Il trainer del Delfino, senza gli acciaccati Fiorillo, Campagnaro, Memusciai, Tabì e Marras, oltre lungo degenti Melegrini
Regoni e Ciocev. Nel primo tempo ha schierato quella che per almeno 8 undicesimi potrebbe essere la formazione titolare che giocherà domenica prossima in Coppa Italia contro il Mantova. Molto attivi soprattutto gli attaccanti desiderosi di ben figurare al cospetto dei tifosi biancazzurri. In palio è apparso l'ultimo arrivato Brunori all'esordio con la maglia del Delfino e che ha dimostrato già una buona intesa con i compagni di reparto Galano, molto mobile sulla fascia destra, l'ex foggiano, e Tumminello, autore del gol al 19esimo che ha portato il Pescara in vantaggio. Promosso a pieni voti anche il Pineto del presidente Silvio Brocco, che trova il pareggio alla mezz'ora con il gol di Alessandro. Nella ripresa girandola di sostituzioni e gol vittoria per il Pescara al 26esimo con il giovane bomber ex Primavera Borrelli. Per la squadra del presidente Sebastiani, domenica sarà già Coppa Italia all'Adriatico. Prosegue la marcia di avvicinamento del Pescara alla Coppa Italia, ma soprattutto al campionato. Questa sera utile galoppo con il Pineto, ma ovviamente si guarda ai prossimi impegni con fiducia, presidente. Sempre con fiducia, si guarda ai prossimi impegni cercando piano piano di alleggerire un pochettino la condizione, perché questa sera erano quasi tutti un po' pesantini visto il lavoro che è stato fatto fino adesso, però si sono viste delle buone trame di gioco, dei movimenti che il mister chiede, quindi io sono molto fiducioso. Qualche assente questa sera, soprattutto a centrocampo, anche con le partenze di Canutè e Brugman, l'infortunio di Tabì, Melegoni e Ciocev che arriveranno a campionato in corso. Nel settore nevralgico del campo si è passati da una presenza extra large di giocatori, probabilmente a qualche giocatore che ora manca, è così? Sicuramente credo che per numero una mezzala manchi e quindi stiamo lavorando per quello. Capitolo Sottil, dopo il gol realizzato con il Livorno, anche con le ottime prove delle passate esibizioni con la maglia della Fiorentina, a questo punto sarà veramente difficile riportare il giocatore a Pescara. Montella vorrebbe trattenerlo a Firenze. È un giocatore di proprietà della Fiorentina, è giusto che se ritengono che sia un giocatore bravo è giusto anche puntarci, perché sennò poi in Italia parliamo sempre di giovani, ma poi i giovani non giocano mai. Sarei felice per il ragazzo, meno felice per noi, perché sicuramente per noi sarebbe un rinforzo importante, però siccome non abbiamo fretta noi ci siamo, e se la Fiorentina dovesse decidere di mandarlo a giocare con continuità noi siamo qua. Stojan è vicino al Pescara? Ma è una delle possibilità che stiamo seguendo. Per quanto riguarda invece gli altri settori del campo, difesa ed attacco, in questo momento non ci sarebbero delle urgenze e delle necessità, oppure Zauri ha chiesto qualche ulteriore sacrificio soprattutto per l'attacco? No, ma in attacco credo che siamo abbastanza completi in questo momento. Sicuramente ci vorrà qualcosa sugli esterni d'attacco e poi il centrocampo che abbiamo parlato, la difesa credo che sia anche abbastanza completa. Ci sarà da lavorare nelle prossime settimane anche per sfoltire l'organico. A proposito di attacco, Marras questa sera era assente per qualche problema fisico, giocatore destinato a lasciare il Pescara. Ma un giocatore che ha un anno di contratto, e poi sono le scelte tecniche quelle che faranno la differenza, cioè se il mister ci punta può stare tranquillamente qui un altro anno, nel caso in cui dovesse pensare in maniera diversa allora è giusto magari comunicarglielo al ragazzo in maniera tale che si possa organizzare per tempo, visto che manca ancora un mese al mercato. Presidente, domenica prossima ci sarà l'esordio all'Adriatico in Coppa Italia con il Mantova, il primo abbraccio dei tifosi nell'impianto di Via Pepe alla squadra. Sì, ma sarà sicuramente un'altra cosa, considerando che lì varranno i tre punti. Non che stasera non ci sia stato l'impegno, però è chiaro che quando si comincia a far sul serio poi si gioca con un altro spirito. Adesso andiamo a parlare del Teramo in attesa della definizione dell'acquisto di Domenico Mungo. Il Diavolo guarda già la prossima operazione che dovrebbe essere in attacco. Difficile arrivare ad Eusepi, su cui c'è la Salernitana, potrebbero crescere le quotazioni di Montalto. Intanto in difesa Tedino può contare sulla duttilità di Matteo Piacentini. Vediamo. Matteo, è strano a dirsi per un ragazzo giovane come te, però di fatto sei diventato una specie di senatore di questa squadra. Ecco, come sta crescendo il Teramo? No, senatore adesso sembra esagerato.
è il secondo anno tra i grandi, quindi diciamo che leggermente più esperienza del primo anno, ma non mi posso definire ancora senatore, per niente, sono ancora molto indietro, posso fare molto 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 di più. Stiamo caricando molto, stiamo lavorando in maniera molto dura, quindi ci sta, le gambe sono pesanti, ma non ci dobbiamo preoccupare. Oggi potevamo fare molto meglio, perché non abbiamo fatto esattamente quello che abbiamo provato, ma basta lavorare. Adesso si torna, dopo due giorni e mezzo di pausa, torniamo a lavorare e dobbiamo partire più forte di prima. Ti abbiamo visto in gol, poi difensore centrale con Cristini, con Soprano, poi spostato sulla fascia destra. Insomma, se ha qualche leggera defaianza, ti dico, in difesa c'è Matteo Piacentini. Ah, speriamo che mi utilizzi, dai, il più possibile, sono qua per questo. Mi metto a disposizione del mister, dove ha bisogno io mi metto lì con impegno e provo a fare quello che mi chiede col massimo impegno possibile. Posso chiederti un giudizio su Bruno Tedino? Ma per ora, abbiamo cominciato da pochi giorni, però per ora mi sembra un ottimo mister con i suoi principi che ce li sta inculcando man mano. Adesso sta a noi mettere in pratica quello che lui e il suo staff ci stanno dicendo di fare. Adesso la Serie D, la giornata di domani sarà importante perché si conosceranno gli organici della prossima stagione. Nel raggruppamento F c'è il rischio di un inserimento del Foggia. Ne abbiamo parlato col presidente del Pineto Silvio Brocco e col direttore generale biancazzurro Roberto Giammarino. Possa essere inserito nel raggruppamento F il Foggia? Ma questo non lo sappiamo, dipende dalla Lega, non lo so, sono situazioni che non dipende da noi, ma noi rispettiamo qualsiasi scelta che la Lega faccia, oppure che la composizione dei gironi, gli avversari per noi sono tutti da ammirare e da accogliere bene quando vengono a Pineto. Ma se questo dovesse accadere, però, come lo scorso anno con il Cesena nel vostro girone, si potrebbe avere un campionato, se non falsato, comunque molto meno equilibrato? No, i campionati non sono mai falsati. E vincere è difficile per tutti, sia per le squadre più blasonate che quello meno blasonato. L'abbiamo dimostrato l'anno scorso col Cesena. Il Cesena è stata lì fino all'ultimo per vincere quel campionato. All'inizio sembrava che dovesse vincere con 20 punti di vantaggio, invece alla fine no, è ridotto a un punto per poi risalire di categoria. Quindi i campionati sono difficilissimi. Ci sono squadre attrezzate, città importanti, Materica, Recanatese, Campobasso, sono Forlì, insomma le squadre ci sono. Pineto è una buona squadra che si metterà, spero, nelle parti importanti della classifica. Poi il campionato, vediamo come va a finire la storia del discorso del Foggia, che è uno spauracchio che temiamo, perché è una squadra troppo importante. Spero che non finisca nella nostra territorio, perché sono quelle squadre che poi rompono gli equilibri. C'è una notizia appena arrivata in redazione, perché sembrano spalancarsi nuovamente le porte della Serie C per il Cerignola. Pochi minuti fa il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti accolto il ricorso della società che chiedeva il ripescaggio in Serie C. Un primo ricorso era stato già accolto 2 settimane fa, ma inaspettatamente la società gialloblu era stata esclusa dalla C su iniziativa dei vertici della Lega per presunte irregolarità del terreno di gioco dello stadio. Una decisione che aveva indotto il sindaco di Cerignola, Franco Metta, a presentare una denuncia penale per abuso d'ufficio contro il presidente della Lega Pro Ghirelli. A questo punto non dovrebbero più esserci ostacoli per il Cerignola, che dovrebbe dunque disputare il torneo tra i professionisti, e si attende la ratifica di questa decisione. Ci fermiamo per questa edizione del telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19.